Presentiamo il suo libro di esordio, Fiocco, la casa editrice è H Edizioni e il testo è stato scritto da Isabella Paglia. E allora, com'è stato il tuo approccio a questo testo? Cosa hai pensato la prima volta che lo hai letto? Allora, il testo mi è piaciuto tantissimo da subito. L'ho trovato subito molto affine a me, aveva sia una forte ironia che una forte tenerezza. E il tuo lavoro durante il percorso master com'è stato? Sicuramente i docenti mi hanno aiutata a trovare quale potesse essere la strada giusta per me in questo momento e per questo testo. Il rapporto con l'editrice? Ci siamo trovati bene facilmente, e abbiamo facilmente sistemato le cose da sistemare e allo stesso tempo le mie proposte o le mie idee sono state accolte. Sono molto contenta. Penso al master come a un anno meraviglioso. Per me è stato un anno bellissimo. Mi chiedo come ho fatto per un anno a fare tutte quelle cose. È stato un anno intensissimo. Molto formativo, ma anche molto arricchente a livello personale. Beh, non posso che chiederti se hai progetti futuri. Sì, sto lavorando sempre con Viviana di H Edizioni H a un albo illustrato che parlerà di famiglie. È una proposta di Viviana che abbiamo pensato in un qualche modo insieme, nel senso che poi è cresciuta insieme. E che lei ha pensato per me, quindi insomma è una cosa di orgoglio, di responsabilità, di cui sono molto, molto contenta. Noi siamo molto contenti naturalmente di questo perché significa che avete lavorato bene al primo e adesso segue già il secondo. Alice, davvero complimenti ancora da parte di tutti noi. Goditi questo bel momento. Grazie, grazie di tutto, anche dell'opportunità di parlare di Fiocco, di parlare del nostro percorso master, grazie alla scuola che ci ha supportati e supportati tantissimo. Evviva Fiocco! Evviva Fiocco!